Salve gente, benvenuti. Terzo episodio in questo mondo misterioso. Vi devo ringraziare perché avete lasciato tantissimi like nei precedenti episodi, quindi mi sento in dovere di provare a proseguire la nostra avventura, provare a continuare le ricerche e provare di conseguenza a scoprire la verità, cosa è successo realmente in questo mondo. Quindi sì, direi di riprendere queste ricerche proprio ora. Entriamo in gioco. Ebbene sì, siamo appena entrati in questo mondo e ci siamo lasciati qui l'ultima volta. Siamo proprio nel punto dove abbiamo concluso l'ultimo episodio. Ci rimangono ancora diverse cose da vedere. In particolare, là in fondo c'è una casetta nella palude che dobbiamo ancora controllare minimamente. Anche la casetta dell'inizio, che non dobbiamo assolutamente dimenticarla. E poi sì, rimarrebbe anche il Nether. Ma forse c'è anche qualche altro luogo che da qui non vediamo, ma che dovrebbe esserci, dovrebbe essere presente. Quindi dai, vediamo di iniziare seriamente questo episodio. Cosa dobbiamo fare? Cosa faremo nello specifico in questo episodio? Perché zone da controllare le abbiamo appena dette. Cosa dobbiamo fare? Non lo so. Dobbiamo farle tante comunque. Qui dalla torre direi che è inutile stare qui. Forse potremo iniziare ad andare a vedere la casetta nella palude. Quasi, quasi. Uno zombie. Sì. Zombie piccolo qua. Che cavolo. Facciamo anche attenzione che questi qua sono anche difficili da colpire. Sì sì. Non so dove sia spawnato, ma... Oh mio Dio. Un attimo fa questo cartello non era così però. Vieni alla casa. Quale casa? Oh mio Dio, il cartello qui è cambiato. E aspetto, è cambiato di nuovo. Ma che cavolo sta accadendo? Aspettate, siamo appena entrati in questo mondo e già sta accadendo qualcosa di strano. Vieni nella casa e ti aspetto. Ma quale casa? Io là non vedo nessuno. O che intende forse l'altra casa? Potrebbe essere. Qua è tornato normale. Diamo che ti dà, perché lì non mi sembra di vedere nessuno. Controlliamo allora questa casa. Anche perché qui non abbiamo visto ancora nulla di... Oh mio Dio, c'è qualcuno. C'è qualcuno là. C'è qualcuno alla finestra. Chi cavolo è quello? È sparito. Sì, sì, comunque questa casa. Anche perché in questa casa non abbiamo ancora visto nulla di strano. Questa ricordiamo che è la casa del giocatore non scomparso, anche se come vi ho già detto non mi sta più rispondendo. Però forse c'è qualcosa da vedere qui. Forse ricordo come abbiamo visto nello scorso episodio. Potrebbe essere. Comunque siamo qui, vediamo se ha da dirsi qualcosa, perché c'era qualcuno qua dentro. Forse deve mostrarsi qualcosa, farsi vedere qualcosa, o magari semplicemente dirsi qualcosa, no? Darci qualcosa, un indizio, qualcosa da... di questo tipo. Non ne ho idea. Però è meglio se siamo molto attenti qui ora. Perché qualcosa è molto probabile che accadrà, no? Casa comunque incompleta qui. Proviamo a attendere un attimino, vediamo se si fa vedere qualcuno. Comunque stavo dicendo prima che mi avete anche suggerito di provare a lasciare qualche cartello in giro, in qualche zona comunque che abbia un interesse, non a caso in giro per il mondo, però potremmo chiaramente provare a fare questa cosa per vedere se riceviamo risposte, dato che nei precedenti cartelli che abbiamo messo qualche risposta l'abbiamo ottenuta. Però comunque qui, oddio, forse dobbiamo andare di sopra. Mi sa di sì. Se qua non sta accadendo nulla, voglio dire, forse dovremmo controllare i piani di sopra. Magari ci sta aspettando qualcuno ai piani di sopra, eh. Anche se si è fatto vedere da qui, credo. Se non sbaglio era questa la finestra. Sì, in teoria dovrebbe essere questa. O questa qua comunque, vabbè. Da queste parti, insomma. Ma... Oh mio Dio. Chi ha rotto il vetro? Che... Oh mio Dio, cosa è successo? Cosa cavolo è successo? È cambiato tutto in un secondo, neanche! Che cavolo è questo rumore anche? Oh mio Dio! Cos'è successo qui?
La casa è cambiata. È piena di teste. Che cosa significa questo? Meglio teste con gli occhi totalmente neri. No, 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 no. Qua sta accadendo qualcosa di brutto. Oh mio Dio. Proviamo ad andare di sopra. Che ca... Oh, oh. Oh mio Dio. Oh mio Dio, cos'è sta roba? Forse è meglio andarsene qui. Forse mi sa che se n'è andato quel tipo e... Che co... Mio Dio. Ed è arrivato qualcun altro qua. E ci sta impedendo anche di uscire. Non ho, questo è il tizio di prima. Il tizio c'è, quindi mi correggo, ma mi sa che c'è anche qualcun altro che sta facendo qualcosa di brutto. Ormai è troppo tardi. Oh mio Dio, è un giocatore questo? È uno dei due giocatori o sbaglio? Ormai è troppo tardi per cosa? Per uscire da qui, forse per andare via. Non puoi andartene, mi sa che c'è scritto proprio questo. Non possiamo andare via da questo luogo. È troppo tardi. No, 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 ok, ok. Che ca... Oh mio Dio, ma è diverso, che ca... No, 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 perché si sta avvicinando? Perché si sta avvicinando? Che ca... No, 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 no. Ok, ok, andiamo via, saliamo di qua. Sembra essere lento comunque, un po' come noi. Cerchiamo di andarsene via subito, immediatamente. Stiamo anche raccogliendo delle cose strane qui, Mettiamole via. Assolutamente. Ok, qua non riesce a raggiungersi comunque, Sembra non riuscire a raggiungersi. Oh mio Dio. Comunque sì, anche il piano di sopra, guardate qua, tutto diverso rispetto a prima. Ho capito comunque cosa è successo. Sì, voleva parlarci, ma mi sa che qualcun altro si è fatto vivo e sta creando problemi. Questo è quello che è successo, mi sa. Che cavolo facciamo adesso però? Dobbiamo uscire da qui, chiaramente. Dobbiamo trovare un modo per andarcene. E per magari parlare di nuovo con quel tizio. Altrimenti qui... Che cavolo facciamo? Oddio, non lo so, non lo so. Proviamo... Oh! Cappero! Quello è brutto, però dove andiamo di qua? Dove cavolo andiamo? Dobbiamo... Ok, scaviamo, abbiamo il piccone, proviamo a scavare. Che cazzo sta succedendo? Oddio, è tornato tutto normale. Così? Da un momento all'altro? Sì. Tutto normale. Oh mio Dio, forse era una visione, qualcosa del genere. Mi sa di sì, forse era una visione. Almeno credo, Sì, sì, qua tutto normalissimo. Controlliamo anche di sotto. Comunque sì, stanno già accadendo delle cose assurde. E siamo appena rientrati in questo mondo. Sì, sì, qua tutto normale. Tutto come... Come prima. Prima di entrare, in poche parole. Era così prima. Mi sa che è successo veramente qualcosa del genere. Voleva parlare con noi, ma... Siamo stati interrotti. Ed è successa qualcosa... Una cosa brutta. È arrivato quell'essere strano. Perché ricordiamo che, ovvio, il nostro obiettivo qui è scoprire di più, capire cosa è successo realmente. Ma se possiamo anche fare qualcosa per salvare questi giocatori, per sconfiggere quell'essere, lo dovremo fare. Usciamo da qui, mi sa che qua non avremo alcuna risposta. Oh mio Dio, aspettate un attimo. C'è qualcuno là, nel pozzo? C'è qualcuno là nel pozzo? È il giocatore di prima quello? Quello che abbiamo visto alla finestra? Per ora sembra tutto reale. Proviamo a salutare. Oddio, che cazzo? Oh mio Dio, si è buttato di sotto. Oh mio Dio, ma... Sta uscendo un liquido diverso ora. Dal pozzo, non era così prima. Non era così. Qua c'è veramente poco che possiamo fare. Oddio. Stanno cadendo un po' di cose, Dobbiamo capire però il significato e...
tutto quanto, oh mio Dio. Anche questo non c'era un attimo fa. C'è una tomba lì. C'è chiaramente una tomba. E non c'era poco fa. Diamo un'occhiata. Di qua si riesce a scendere? Più o meno. Oddio, anche qua l'acqua è glitchata. E facciamo attenzione a non cadere perché vi faremo parecchio male. Comunque sì, guarda qua. Questa è chiaramente una tomba. Comunque più tempo passiamo in questo mondo, più accadono cose. E più le cose peggiorano anche. Perché se ci pensate all'inizio, noi dovevamo cercare le cose, no? Fare un avvistamento e quant'altro. Ora invece le cose si fanno proprio vedere. Le cose accadono davanti ai nostri occhi. E non è molto rassicurante questo, eh? Proprio per nulla. Potrebbe essere la tomba del giocatore, questa. Dopo che ha fatto una brutta fine. Con quello strano attrezzo inquietante che abbiamo visto ancora nel primo episodio. Potrebbe essere stato seppellito qui? Mi attira a dare un'occhiata, eh? Ma non so se dovremo farlo. Vorrei vedere cosa c'è sotto, ma non so se dovremo fare questa cosa. Magari fatemi sapere nei commenti se secondo voi dovremmo farlo. Perché... Che cavolo! Oh mio Dio! Cosa cavolo è uscito da lì? No, 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 questa cosa non mi sta più piacendo. Cosa cavolo è uscito da lì? Forse inizio a capire cosa vuol dire. È troppo tardi per andarsene. Mi sa che siamo stati presi di mira anche noi da quell'essere che si sta manifestando più volte. Ok, cerchiamo di tornare di sopra. Non ho tanti blocchi. Forse converrebbe fare questa cosa anche se non è il massimo, eh. Oddio. Però qua è un problema, eh. Ok, facciamo così. Riprendiamoci il blocchetto se possibile. Anche se credo che cadrà di sotto. Esattamente, vabbè. Pazienza. Comunque sì, altro avvistamento. Stanno cadendo un po' troppe cose e anche in fretta ora. Rispetto. Hai presente episodi quando siamo entrati per la prima volta in questo mondo? E non è il massimo questo, eh? Non è il massimo. Comunque vorrei provare a fare un esperimento. Visto che comunque sembrerebbe forse esserci ancora qualche essere buono, uno dei due giocatori forse in vita qui, forse però, potremmo provare a lasciare un cartello, o anche più di uno, dove si è manifestato. Quindi, vorrei lasciare un cartello alla casa, quella là, e magari un cartello anche nella miniera, dato che là comunque sembrava essere un luogo dove hanno trascorso un bel po' di tempo questi due giocatori. Potremmo fare così quasi quasi. Ci serve del legno e poi dobbiamo fare questi cartelli. Facciamolo immediatamente. Intanto comunque sì, finché prendo il legno, se avete qualche altra idea ditemi nei commenti, vi ricordo anche il like, finché craftiamo i cartelli, per supportare questa serie. Non so quanto legno ci servirà, però potremo fare così quasi quasi, eh. Sì, ditemi nei commenti anche se avete notato qualcosa di strano che io non ho notato, se avete teorie, perché dobbiamo venirne a capo qui, e anche magari trovare un modo per sconfiggere questo essere. Che ha apparenza comunque demoniaca, mi avete detto. Brutte cose, eh. Abbiamo già avuto a che fare con queste cose, ma questa sembra essere molto brutta, eh. Anche perché il giocatore non mi sta più rispondendo, come dicevo. E non è che è scomparso anche quello. È che giochi in questo mondo a un certo punto scompare per sempre. Non è bello, eh. Proprio per nulla. Ok, dai, andiamo velocemente in questa casa. Perché abbiamo capito che più tempo passa, più cose brutte accadono. Quindi forse è meglio se ci sbrighiamo. Lasciamo un cartello, magari al piano di sopra, così. Un po' nascosto, ma nemmeno troppo. Ecco, magari qui dietro. Facciamo così, posso parlare con te? Sei qui? Scrivi qualcosa. Ovvio, questo cartello lo dovremmo ricontrollare tra un pochino. E un altro vuole lasciare nelle miniere. Anche perché c'è ancora qualcosa a trovare nelle miniere, no? Dovrebbe esserci una piccola base.
Quello che abbiamo trovato l'ultima volta era un piccolissimo accampamento, diciamo, giusto per fondere un po' di ferro, cose simili. Ma dovrebbe esserci anche qualcos'altro, forse dovremmo guardarsi un po' attorno al villaggio, magari verso lo spawn per vedere se c'è qualche altra grotta, qualcosa del genere. Ho sentito un rumore strano, ma forse è il golem. Credo. Strano il golem proprio lì così, in quell'angolino, eh? Sembra quasi che addirittura il golem abbia paura di stare nel villaggio, eh? Lo capisco molto bene. Andiamo via, va? E iniziamo a scendere qui sotto, sperando che nessuno si manifesti, o perlomeno non quell'essere strano malvagio. Giusto? Di qua se non sbaglio. Scendiamo, occhi aperti ovviamente, e attenzione anche a vari rumori strani, che potrebbero indicare la presenza di qualcosa. Però dai, finché è tutto illuminato, non dico di sentirmi tranquillo qui sotto, anzi, ho brutti ricordi, ma diciamo che queste torce mi tranquillizzano un pochino. E comunque sì, eccoci qua. Tra l'altro qua non si vede niente, eh? Oddio. Non vedo nulla di nulla. Molto buio, molto buio. Comunque sembra essere tutto molto tranquillo qua. Iniziamo, eccola, a scrivere un cartello. Lasciamolo magari in questa zona dove i giocatori erano attivi. Facciamo così. Dove sei? Posso parlare con te? Scrivi qualcosa. Ok, potremmo lasciarne anche qualche altro cartello. Non so dove, ma... poi comunque abbiamo già controllato, se lo state chiedendo. Magari una mappa, qualcosa. Oddio, potremmo ricontrollare poi qui, se magari avrà lasciato qualche indizio per noi, magari una mappa per farsi vedere, per organizzare un incontro un po' segreto, non in vista da esseri strani, no? Oh mio Dio! Ha già risposto! È qui, quindi! Non posso dirlo! Ah, ok, non può dire dove si trova questo giocatore. Non può dirsi dove si trova. Apri il portale. Il portale del Nether. Credo. Penso sia... Che stia facendo riferimento a questo. Forse il giocatore si nasconde nel Nether. Non farti vedere. Ok. Abbiamo una missione. Ah, il cartello è sparito. Beh sì, non lasciamo indizi a nessuno. Abbiamo una missione. Dobbiamo andare nel Nether, aprire il portale del Nether. E là forse incontreremo qualcuno che potrà parlare con noi. In tranquillità? Speriamo, speriamo. Usciamo da qui prima che sia troppo tardi. E sì, ci serve un acciarino perché il portale c'è. Tra l'altro nel Nether volevamo già andarci. Però non prima di aver controllato anche la casetta nella palude. Ma va bene, mi sa che invertiremo le cose. Cerchiamoci un po' di gravel, ci prendiamo la selce per fare l'acciarino e apriamo il portale. Però dobbiamo stare attenti a non farci vedere, perché se si vede quell'essere e verrà anche lui nel Nether, le cose saranno molto complicate, mi sa. Temo proprio di sì. Quindi stiamo attenti anche a cercare la gravel, magari. Tanto l'avevo vista qua fuori prima dalla finestra, infatti ricordavo bene. Basta che non facciamo vedere cosa vogliamo fare. Magari con l'acciarino prima accendiamo un fuoco, ci inventiamo qualcosa. Sì, questa grave mi sa che l'hanno usata anche i giocatori stessi per trovare il necessario per fare l'acciarino, no? Vediamo se siamo fortunati. L'ultimo, perfetto. Ora ci serve anche del ferro, però. Lo prendiamo dalla grotta qui. Facendo attenzione, diciamo che fare avanti e indietro qua non è la cosa più saggia, però dai, speriamo che ci sia del ferro, qua l'avevo visto prima. Sì, ritornare qua non è la cosa più bella, ve lo garantisco. Però prendiamolo al volo.
Come on. Sentite, ok che stiamo rischiando un po', però adesso cerchiamo di ridurre un po' il rischio. Ok, siamo forse salvi, eh? Anche se anche qui fuori potrebbero accadere cose brutte, eh? Lo sapete perfettamente. Torniamo alla torre che, se non ricordo male, c'era una fornace sopra? Non mi ricordo. Però spero di sì. E infatti non c'è, ottimo. Però direi comunque di concludere questo episodio proprio qui nella torre di nuovo, eh? Questa ormai è la nostra base in questo mondo. Nel prossimo episodio, esattamente, andremo là, fonderemo il ferro e poi andremo nel Nether. Facendo attenzione però, perché se qualcuno ci vedrà andare là, probabilmente ci seguirà, dato che siamo anche noi ora perseguitati da quell'essere. Detto questo, sì, ci si vede nel prossimo episodio oppure in live. Alla prossima. Ciao.